Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Come vedete sto smontando la mia bicicletta che metterò poi all'interno di quel cartone là dietro, perché nei prossimi giorni la dovrò caricare su un aereo e questo è l'unico modo per poterlo fare. Il grande giorno è finalmente arrivato, è tutto pronto, ma mentre raggiungo l'aeroporto di Roma, la mente mi riporta appena a 3 giorni prima, quando un'incredibile improvvisa nevicata stava per pregiudicare la mia partenza. Sto andando a vedere la mia auto perché ieri sera sono rimasto bloccato. Ho dovuto accostare l'auto ad un lato, adesso sto andando a vedere se è tutto a posto. Approfitto per farvi vedere la mia montagna, la Maiella, in tutto il suo splendore. Sta passando lo spazzaneve. Saranno circa 50 centimetri di neve. Eccola qui. Questo è il nostro aperitivo. Ho appena imbarcato la bicicletta, adesso tocca a me. Ed eccomi qui, sono a Lanzarote, questa è la struttura che ho trovato. Ho portato dentro la mia bicicletta che più tardi monterò e domani si comincia subito a pedalare. Vi invito ad iscrivervi al canale, quello che per voi è un semplice gesto, per me è molto importante per continuare a mettere sempre più contenuti su questa piattaforma. Francisco, si sta vedendo un mio video. Il mio primo giorno a Lanzarote sta iniziando. La prima cosa che dovrò fare sarà trovare una bomboletta del gas, perché solo così potrò essere veramente autonomo. A 5 km da qui c'è un Decathlon, speriamo che lì riuscirò a trovarlo. Colgo l'occasione per salutare Francisco, è stato veramente molto molto gentile, mi ha fatto tenere lo scatolone qui che passerò a riprendere tra una settimana. In bocca al lupo per il viaggio. È nuvoloso ma non fa freddo, e pensare che a casa mia pochi giorni fa 50 centimetri di neve. Conviene mettere la giacca perché tira comunque un venticello fastidioso. Decathlon apre alle 10, mi tocca aspettare un po'. Vediamo un po'. Un po' piccolo. Euro. Cominciamo subito con un bel vento, si sapeva. Lanzarote è un'isola che fa parte dell'arcipelago delle Canarie, a 125 km dalle coste africane. I motivi che mi hanno spinto a venire qui sono vari, uno di questi sicuramente il clima. Ditemi quale ciclista non desidera pedalare immerso in un'eterna primavera. Altro motivo è il suo paesaggio estremo, come pochi altri al mondo. Ero stufo di vederlo soltanto in cartolina, ma soprattutto quest'isola conta 236 vulcani ed io non ne ho mai visto uno da vicino. L'obiettivo di oggi è raggiungere Orzola, circa 60 km. Sono alla ricerca di un meccanico di biciclette, e ce l'ho qua davanti perché i freni non vanno bene. 20 minuti di tempo vale la pena, perché sempre meglio non rischiare. Ma intanto sono davanti all'oceano, ragazzi.
costate ghise, nel frattempo faccio uno spuntino. Problema risolto, niente di grave, comunque non mi hanno fatto pagare niente, sono stati gentilissimi. Che dire, uno spettacolo. Sarà una salita del 15%. Allora c'è vita. C'è vita qui. Mi hanno consigliato vivamente di tornare indietro perché più avanti la strada diventa molto impraticabile. Devo fare almeno 3-4 km di più. Questa che sembra una normalissima strada è una ciclabile. Si chiama ciclabile del vento contrario. Solo io vado con il vento contrario. Quelle rare volte che passa un'auto su questa strada, perché ogni tanto qualche macchina passa, comunque tiene delle distanze abbondanti alle quali noi non siamo abituati, tipo un metro e mezzo. Quelli che vedete davanti a me non sono semplici colline, sono tutti vulcani. Quello che vi stavo dicendo prima ce l'ho davanti a me. Guattizza! Sono arrivato quasi in un posto dove mi voglio assolutamente fermare. Vedrete, un paio di chilometri. Mi serve un po' d'acqua. Yeah. In the front row kicking back old school trash like damn. Can't get enough of this more like I don't need no. Una delle cose che manca qui a Lanzarote è proprio l'acqua. Quella che c'è è prodotta dai desalinatori e quindi conviene sempre comprare l'acqua ai supermercati. Questa è una delle prime attrazioni, il giardino dei cactus. Il giardino di cactus di Guattizza è composto da una serie di spettacolari terrazzamenti basaltici ricavati intorno ad uno splendido mulino, habitat ideale per 9.700 piante e 1.420 specie di cactus diverse. Thank you.
visitare la grotta, è un po' tardi, è appena uscito l'ultimo gruppo, intanto mi hanno detto che posso riprendere comunque l'ingresso, quindi l'ingresso è qui, è un giro di circa un chilometro, da lì si esce. Un vero peccato, mi dispiace. Però il bagno grotta è aperto. Invece il giameus dell'acqua è aperto. Il Giameos dell'Agua è situato in un tunnel vulcanico formatosi in seguito all'eruzione del vulcano Corona. Deve il suo nome alla presenza di un lago originato da filtrazioni marine, una formazione geologica davvero singolare. Un ambiente magico, arricchito dalle opere dell'artista e architetto César Manrique. Mi trovo, ci sono dune, nuvole nere e vulcani e una strada lunghissima davanti a me. Davanti a me c'è Orzola, mannaggia a me, come si pronuncia? Spesa fatta, adesso devo trovare un posto dove accamparmi. Ma guarda che bello! E vai! Penso di aver trovato veramente un ottimo posto. Ragazzi, io mi piazzo qui. Qui dentro.
stasera pennette, tonno e formaggio. Come primo giorno, oggi Lanzarote è andato al di là di ogni aspettativa, è stato veramente incredibile, stupendo. Però adesso sono stanco morto, mi metto subito a dormire e noi ci vediamo domani. Ciao! Sto rendendo conto che ho trovato un posto veramente incredibile, stupendo. Guardate dove mi trovo. Mentre smontavo la tenda è arrivata una pioggia e un vento improvviso e ho dovuto mettere la tenda in fretta e in furia senza ripiegarla. Comunque alla fine sono ripartito, poi sistemerò le cose. Mannaggia che salita! È solo l'inizio. Vulcani, soltanto vulcani. Si sale. Però su in vetta ci sarà il giusto premio. Eccomi, ci sono. Assurdo, assurdo. Questa davanti a me è l'isola della Graciosa. Che dite, ne è valsa la pena? Guardate queste vetrate, un ambiente spaziale, da fantascienza. Questa è l'isola della Graciosa, ci sarei dovuta andare ma poi ho avuto una sola settimana da poter sfruttare, quindi la devo saltare, ma è bellissima anche da qui. Guardate qui sotto, fa impressione. Signori, Mirador del Rio. Torta di mele buona, il caffè così così. Adesso scenderò di lì. Si riparte. Thank you.
C'è una bella salita ancora da fare, mi riposo un po', nel frattempo vi faccio vedere una cosa, non ve ne avevo parlato. Il mio nuovo assetto, ho abbandonato per un po' solo per provare l'assetto classico con i borsoni laterali e ho messo una borsa sottosella. Sicuramente ho molto meno spazio, ma guadagno di peso e dinamicità. Ho messo tenda e sacco a pelo sulla forcella anteriore e in più ho sostituito i copertoni. Sto usando dei copertoni più larghi, 700x40. Sto utilizzando per la prima volta il tubeless. A dire la verità mi sono trovato molto bene con gli Schalbe Marathon, però in questo viaggio ho voluto provare e vediamo come vanno. Fino ad ora non mi sto trovando male. Guardate un po', quello è il mare, questa è tutta la strada che ho fatto per salire, tutto in salita, guardate. Mi rimane questo. Finalmente è iniziata la discesa. Guardate dove sono salito. Mi sembrava impossibile, invece sono arrivato qui. Sono a quota 584 metri. Sono a Teghise, paesino molto molto carino. Sono sceso da là sopra, è stata durissima. Ecco che cosa ho davanti a me. Posto si chiama la Caletta de Famara, è veramente qualcosa di straordinario, bellissimo. Qui molti vengono a fare surf.
cui è vietato fare praticamente tutto: campeggio, portare cani, accendere fuochi, giocare a pallone. Stavo pensando di fermarmi qui, ma è abbastanza presto. Vado avanti. Anche oggi è fatta. Meglio di così non si può. Bene ragazzi, tenda montata, bicicletta, oggi ho deciso anche di coprirla, poi la coprirò. Ecco dove mi trovo. Tutto stupendo, ho dovuto fare un paio di chilometri per trovare un accendino perché il fornello non funzionava. Qua fanno porzioni da 250 grammi. Oggi pasta con piselli e parmigiano. Questo è il piatto di oggi. Anche oggi è tutto, noi ci vediamo domani. Ciao! Oggi vorrei arrivare a Playa Blanca, sono circa 60 km, ma prima devo fare una cosa che vedrete tra un po'. Una terra completamente nera. Via ciclista di Lanzarote. Comunque la novità di oggi è prendere questa strada e andare a visitare il cratere di quel vulcano. Metterò la bicicletta da qualche parte, il più nascosta possibile, e questo giro si trasformerà in un trekking. Caldara Blanca. Il ritorno saranno circa 10 km. Non posso venire a Lanzarote e non vedere il cratere di un vulcano. Pazzesco. Ci sono altri escursionisti. Si comincia a salire. Immaginate quanto questo vulcano ha eruttato, che cataclisma! Guardate!
devo salire lì tramite questo sentiero. Penso il sentiero che stavo facendo non mi stava portando in altezza, adesso ho deciso di tagliare così, sono quasi su. Ragazzi, eccolo qui, eccolo. Questo punto, se arrivo lì, è il punto più alto. Lì al punto più alto, però ho deciso di scendere perché tira un po' troppo vento, vorrei far volare il drone. Quella è tutta la strada che devo rifare. Alla fine è stata fatta anche questa. Una cosa è immaginarla e una cosa portarla al termine. Alla fine ho impiegato oltre 2 ore per fare questo giro, ma ne è valsa sicuramente la pena. L'unica cosa che mi preoccupa è se ritrovo la bici. L'ho lasciata qui oltre 2 ore. Guardate. Io mi fido del buon senso delle persone. Sto entrando nel Parco Nazionale di Timanfaya. Ragazzi, sto letteralmente rimanendo senza parole. Qui è pazzesco. Se volete andare su Marte senza lasciare la Terra, dovete venire nel Parco Nazionale di Timanfaya. Sono circondato da colate laviche solidificate e vulcani a perdita d'occhio. Un paesaggio assurdo. Praticamente per visitare una zona del parco di Timanfaya si può andare soltanto con l'autobus, da quello che ho capito, penso di saltarlo. Questo è quel punto famoso dove si cucina il pollo sulla bocca del vulcano. Mi si è fatto anche un po' tardi, dopo che comunque ho fatto l'escursione.
qualcosa bisogna anche saltare, tanto è un punto, è un posto molto turistico. Oggi mi si è fatto tardi e a questo punto faccio ancora più tardi. Mi sono fermato in un ristorante, sto approfittando per caricare il telefono e il power bank. Altra passeggiatina. Guardate che spettacolo. Il Lago Verde. Comotte è un disastro, lo odio. Mi ha fatto fare una salita di 4-5 km. Zona militare, chiuso. Campo di tiro. 5 km di salita mi ha fatto fare Comodo. Sbarrate anche questa strada, ma io passo, se no devo allungare di chilometri e chilometri. Lascia uno spazio, io ci provo. A posto, di sicuro non è quella zona militare, poligono di tiro. Stasera proviamo queste polpette al pomodoro, è un esperimento. Ecco qui, 2-3 minuti, l'aspetto non è male, le polpette mangiabili, dai, con quel caldera bianca, impressionante, tanta roba. La giornata è finita anche oggi nel migliore dei modi, sono arrivato più o meno al punto dove volevo essere questa sera e noi ci vediamo domani con una sorpresa. Ciao!
la ciclabile che la strada normale. Guardate, profondo rispetto per il ciclista. Cioè devo pedalare anche in discesa, vento contrario. Questa è l'isola dei vulcani e del vento. Questi sono i vigneti di Lanzarote. È davvero qualcosa di singolare. Sembra carbone. Non si vede, ma anche tutta questa collina è piena di buche. Come può l'arida isola di Lanzarote produrre i suoi eccellenti vini bianchi e dolci? La risposta è l'Ageria, una buca conica scavata in strati naturali di ghiaia vulcanica di diversi metri di profondità, al centro della quale è piantata la vite e il cui bordo di rocce a mezzaluna è posizionato come protezione contro il vento. Fila dopo fila, queste perfette cavità colorate di verde, ocra e nero creano un paesaggio unico al mondo.
Sardegna e sono preso una sarda. Eccola qui. Niente male. Oggi ho preso un ostello. Questa è la mia camera, io ho un bagno, ma soprattutto ho un letto. E dopo 3 giorni di tenda, ragazzi, è difficile da spiegare. Ah. Fantastico. Me fue por ahí, subí de Oxola, volví a Aria, Caleta Famera. ¿Mirador del río? Sí. ¿Dónde has estado con la bicicleta? Sí, hice mucho país, 60 países, bueno, en América del Sur, Argentina, Chile, ¿qué hizo más? Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Bogotá, Cartagena, y Nicaragua, Panamá, Costa Rica, bueno, muchos países en el Centroamérica. Y hace 4 años hizo de la isla en Canadá, me fui por Yukon y volví, hizo todos los lagos hasta Toronto. Todo el mundo. 73 años, sí. E mi jubilé 55. La bicicletta da quanti anni? Maybe può essere 30-35, però bueno, antes io hacía bicicletta, però non per viajar. Quindi hai 73 anni. 73 anni. Complimenti, complimenti. Ok, Michel. Ciao, vero piacere. Ciao. Grazie per tutto. Ciao, ciao. Ho trovato del pomodoro e del prosciutto. Mi sono avanzati 2 tipi di pasta. L'acqua sta per bollire. Mi trovo davanti al desalinatore di Arrecife e sto facendo cuocere un po' il sugo con il prosciutto. Buttiamo la pasta al dente. Ho mescolato il tutto. Ci siamo.
posto l'ho lasciato più pulito di prima, l'immondizia è qui, la butterò più avanti quando troverò qualcosa. Sono quasi all'epilogo di questo viaggio e devo dire semplicemente una cosa che ho già detto all'inizio, adesso ne ho una conferma: Lanzarote è un'isola proprio a misura di bicicletta, ciclabili praticamente dappertutto. Mi sono sempre sentito al sicuro, cosa che purtroppo dalle mie parti è praticamente impossibile. Ci sono collegamenti di ciclovia praticamente da un paese all'altro, dappertutto. Ci sono cartelli di 5 metri per 5 che avvisano gli autisti, i camion, le macchine di tenersi lontano dai ciclisti almeno 1,5 metri, con videocamere. Da noi si sta muovendo qualcosina, ma siamo ben lontani da questa realtà. Bueno, hasta otra. Buen día. Qui le auto si fermano. Gracias. Ecco qui. Ecco i parcheggi. Parcheggi sotterranei proprio a ridosso della spiaggia. Mi dirigo a Playa Honda, recupero il cartone, smonto la bicicletta e si riparte, si torna a casa. Guardate che pista ciclopedonale. Ed eccomi all'epilogo di questo mio piccolo grande viaggio. Ho recuperato il cartone, l'ho caricato in spalla e ho raggiunto l'aeroporto a piedi. Mentre impacchetto la bicicletta mi perdo tra mille pensieri. Mai così tanta fatica mi ha restituito altrettante soddisfazioni. Voglio salutarvi con una bella frase. Il viaggio arricchisce, insegna, è maestro di vita. La bicicletta è un'amica fedele che può condurti ovunque tu desideri. Viaggiare in bicicletta è un'emozione forte. Dapprima le difficoltà e la fatica scoraggiano, deludono, inquietano. Ma poi chi ha spirito indomito non si fa sconfiggere dalla staticità e dalla routine, perché l'unica possibilità che ha di vivere realmente è quella di seguire la strada che gli indicano le emozioni.